Allora, visto che non ci facciamo mancare mai nulla, ho deciso di venire a Roma a provare la nuova Kia Sportage. Non è vero, sono stato invitato direttamente da Kia Italia a provare quella che è una delle auto che ha segnato l'avvio della commercializzazione e dell'utilizzo dei SUV nel mondo proprio sostanzialmente e quindi anche in Italia. Ve la faccio vedere subito. Qui avanti a me e di fatto la vedete che si rinnova completamente. Questa è una generazione che ha segnato un passo in avanti colossale per Kia rispetto al passato, e considerate che Kia sta perseguendo nella sua idea di andare a disegnare delle auto specificatamente per l'Europa, perché chiaramente i linguaggi stilistici sono differenti tra Europa ad esempio e Corea, e come abbiamo visto all'inizio con la famiglia SID, sono delle auto che vengono disegnate proprio da un centro stile idoneo. Vedete che praticamente cambia tutta quanta dalla prima parte, quindi dal logo, vedete che è il logo nuovo che ha presentato Kia un anno fa, tutta la calandra che però lascia intendere quello che è il Tiger Nose, anche se è un po' più stracciato, quindi un po' più allargato, perché richiama un po' le linee orizzontali che hanno voluto dare a questa nuova Sportage, a questa nuova generazione, una connotazione molto larga. Se vedete, l'idea è quella di un'auto molto larga perché viene favorita appunto da queste linee orizzontali. Fari, luci di posizione a LED, boomerang, e a fianco tutta la parte di fanaleria. Questa è una versione business, quindi in realtà è l'ingresso in gamma. Non è accessoriatissima, ma possiamo cominciare a vedere quello che è il punto di ingresso per chi vuole acquistare una Sportage. Vedete anche i cerchi da 17 piuttosto che magari cerchi da 18. Cambia anche al posteriore, dove ricordiamo qualcosa della Kia EV6. D'altronde un po' tutto questo nuovo stile, anche molto futuristico, è stato cominciato esattamente con la Kia EV6, che ho provato e trovate la prova direttamente sul canale. Vedete, tutto questo fascione orizzontale richiama sempre quelle che sono le linee orizzontali che danno larghezza. Ve la faccio vedere anche, insomma, un po' tutta quanta dall'angolo posteriore, dà l'impressione, l'idea di questa larghezza, e collega idealmente poi i due stop posteriori esattamente sopra a un logo con un lettering molto grande e molto presente, così come tutto tutta la scritta Sportage. Un'auto che secondo me ha guadagnato tantissimo di personalità. Non che il modello precedente non l'avesse, ma chiaramente bisogna anche adeguarsi, e secondo me Kia è riuscita con questa nuova Sportage a distinguersi. È una cosa che ho già pensato con la EV6, con l'elettrica, il crossover elettrico, che Kia, in un mondo nel quale tutte le auto grosso modo sono un po' soggette ad alcuni canoni stilistici ricorrenti, Kia è uno dei brand che forse si sta distinguendo di più per quanto riguarda l'estetica delle proprie auto, e secondo me questa è una strada che può essere, diciamo, premiante per la firma coreana. Oh, e adesso è arrivato il momento di farvela vedere dentro che continua a sapere anche un po' di Kia EV6. Allora, innanzitutto ci accoglie un doppio display da 10,25 pollici messo senza soluzione di continuità. Vedete, questa è una cornice, ma sono due display separati. Molto carina la strumentazione. Adesso la macchina è accesa, molto carina la strumentazione, anche se questo tema in realtà non è che cambia granché, se non per il colore. Avrebbero potuto fare magari qualcosina di meglio per quanto riguarda anche la differenza tra le varie modalità di guida, eco, normale, sport e via discorrendo. Però molto bello, si legge bene anche in una condizione di luce. Invece il display infotainment a tutto ciò a cui già Kia ci ha abituato nel corso del tempo, quindi anche questo tema che è una sorta di neon, quindi tutte le modalità. Ricordiamo che sembra un po' Android, sembra un po' il sistema operativo Android. Vediamo per esempio con tutta la parte di icone. Questa quindi è la parte che somiglia sostanzialmente alla Kia EV6, compreso il display multi-touch, il multi-mode touch qui sulla parte inferiore, che gestisce tutta la parte di climatizzatore. Quindi abbiamo il bizona, se vedete abbiamo le due possibili regolazioni per la temperatura e qui tutte le opzioni.
display molto bello da vedere, opaco e che dà un feeling al tatto molto interessante. Nella parte bassa invece troviamo il tunnel con una cloche del cambio, siamo in presenza di un cambio automatico 7 marce, una cloche del cambio un po' americana sotto questo punto, mi ricorda un po' le muscle car americane, però d'effetto abbastanza massiccio in mano, che poi porta anche la possibilità di essere comandato con manuale, quindi spingendo avanti per salire di marcia e dietro per scendere di marcia. Tutta la parte molto larga, vedete nella parte centrale questo tunnel è molto largo, si possono adagiare tranquillamente due anche bottiglie di generose dimensioni e si bloccano, vedete, si premono i due tastini e vengono bloccate, dopodiché vengono tra virgolette ricaricati con una sorta di molla. Qui si cambiano le modalità di guida, qui tutta la parte insomma di gestione di alcuni controlli come lo start e stop, l'auto hold, oppure i sensori di parcheggio e le telecamere, che ricordiamo essere in questo caso, la faccio vedere direttamente sul display, in questo caso è quella posteriore, possiamo cambiare un po' la visione, però non abbiamo delle telecamere in questo caso a 360 gradi. Guardate, l'unica cosa che non mi è piaciuta di questa Sportage, ma è causa chiaramente dell'allestimento business, sono proprio i tastini centrali sul tunnel che sono vuoti, cioè fanno capire che c'è qualcosa in meno, che avete preso un allestimento non completo, non dotato di ulteriori cose, perché poi alla fine, se ci pensate, tutto il tunnel non è malaccio, però sono proprio a vista, sono proprio sotto all'occhio, si capisce che c'è qualcosa che manca. Ecco, allora che sono passato dietro per farvi avere anche una panoramica d'insieme di tutti gli interni, di tutta la plancia, quelle che sono le finiture, gli inserti, ve li porto a vedere nuovamente da vicino. Ecco qui, non male nonostante questa sia la versione business, onestamente già riescono a mantenere una simpatica qualità, almeno visiva. Poi c'è di nuovo il tunnel centrale e il pozzetto nel quale adesso c'è la mia mascherina, che è anche abbastanza profondo, non è malissimo. Ciò che però volevo farvi vedere è anche proprio lo spazio per le gambe. Allora considerate, io sono seduto dietro, ho sistemato il sedile avanti nella mia posizione di guida, che sono alto circa 1,74 m, e come vedete lo spazio per le ginocchia è notevole. Alla fine considerate, questa è una macchina di 4,51 m con un passo di 2,68 m, quindi come vedete è stato dato tanto spazio alle ginocchia di chi siede dietro. E poi un'altra cosa che volevo farvi vedere per esempio è lo schienale, che si può abbattere in configurazione 40-20-40, quindi di fatto ve lo faccio vedere direttamente dall'esterno dell'auto, vedete, si può tranquillamente abbattere in modo molto modulabile. Questo rende la nuova Kia Sportage un'auto particolarmente adattabile a tutte le esigenze, per esempio se dovete caricare un mobile oppure un bagaglio molto lungo potete abbattere solo uno schienale, non perdete alcun posto, potete ancora adagiare due persone, viceversa potete abbattere due sedili, tanto comunque considerate che il bagagliaio da 591 litri già di per sé è bello grosso, però se arrivate ad abbattere tutto lo schienale posteriore arriva addirittura a un volume di 1771 litri, quindi in realtà ci potete fare ad esempio tranquillamente un trasloco. Quindi allora questa nuova generazione di Sportage è un'auto modulabile, continua a essere un'auto per famiglie, in realtà per venire incontro a qualunque tipo di esigenza, però adesso la devo provare su strada, voglio vedere se effettivamente si conferma un'auto dalle dimensioni non eccessive, perché 4,51 m non sono tantissimi, ci sono auto da lunghezze ben superiori, però che riesce ad accogliere a bordo fino a 5 passeggeri in modo comodo. Vediamo se è anche comoda nel guidarla, quindi andiamo a vedere come si comporta. Oh, finalmente cominciamo a fare un po' di amicizia con questa Sportage. Allora, la prima sensazione che avete una volta che salite a bordo di quest'auto è quella di ovattato in generale, quindi prendete la grossa cloche del cambio, veramente grossa, e la tirate su di, cominciate a camminare, tutte le sensazioni che provengono dal mondo esterno è come se si cominciassero a bloccare, a limitare, perché Kia, come d'altronde tutta l'ultima produzione, ha lavorato tanto e molto bene su tutta
l'insonorizzazione dell'abitacolo, tutta la parte di vibrazioni, di restituzione delle vibrazioni da parte di tutto il blocco sospensivo, e con questa Sportage ha fatto probabilmente un lavoro ancora superiore. Questo probabilmente, c'è da dire che su questo modello la sensazione di filtrato, di ovattato, viene incentivata dal fatto che ci sono i cerchi da 17, non i cerchi da 18, che quindi tutto ciò che proviene dalla strada sulla quale state transitando, state passando, è comunque ancora leggermente più bloccato. Il motore che sto provando è un 1.6 benzina da 150 cavalli ed è un mild hybrid. Tutte le motorizzazioni di questa nuova Sportage sono elettrificate. Nel caso del mild hybrid non si va mai solo in elettrico, ma c'è un motorino piccolo che dona una manciata di cavalli e aiuta il motore termico nelle fasi di maggiore carico, quindi di fatto sono tipo una decina di cavalli che vi portano quella spinta esattamente lì quando serve, e cioè quando il motore magari tende a essere un po' più pigro nella parte bassa del contagiri. Allora cosa succede? Voi cominciate a dare un po' di gas, ma il motorino elettrico vi comincia ad aiutare a far salire questo motore termico di giri, e alla fine 150 cavalli non sono neanche tanto pochi per muovere comunque un'auto di queste dimensioni. Alla fine, se ci pensate, è una macchina comunque da 4,51 m, non stiamo parlando di una macchina piccola. Magari fino a qualche anno fa 150 cavalli sarebbero sembrati veramente pochi, in questo caso non lo sono affatto, ma perché lavorano in simultanea con una piccola parte elettrica che ne aiuta a limitare, diciamo, tutte le parti morte. Anche perché oggettivamente, parliamone, che dovete fare con questa macchina? 150 cavalli per tutto ciò che volete farci sono sufficienti. Vi potete muovere in città, potete fare un trasferimento autostradale anche lungo senza avere problemi di sorta, potete scalarvi una montagna anche magari con la famiglia al seguito, quindi 2, 3, 4, 5 persone in totale nella macchina. Chiaro, quando la macchina magari è sotto carico il motore potrebbe sembrare leggermente più fiacco, perché lì magari comincia a mostrare un limite, ma stiamo parlando di magari 400 kg in più complessivi su 5 persone, e quindi non è banale la trasformazione del rapporto peso potenza complessivo. Tornando alla faccenda dell'ovattato, le sospensioni lavorano veramente molto bene anche in quegli scossoni netti che possono essere tipo i dossi o tipo i giunti autostradali, assorbono molto bene. Qui secondo me continua a fare la sua parte il cerchio da 17 piuttosto che da 18, perché sono delle reazioni meno secche. Però il problema di scegliere questa grandezza di cerchi rispetto a quella da 18 arriva quando cercate di prendere delle curve un po' più allegre, perché chiaramente c'è più gomma, c'è più spalla che tende a deformarsi e a dare meno precisione. Non è una macchina con la quale dovete fare delle curve in modo molto spinto, quindi impegnarla veramente tanto in curva. Però quando vi capita magari di sterzare di scatto il volante, se percepite un po' di ritardo in più rispetto a se avessi avuto i cerchi da 18. Questi sono test che magari faccio io perché vado a cercare il pelo nell'uovo. In una condizione quotidiana praticamente non vi cambia nulla sostanzialmente, però vi cambia ovviamente il fatto che se passate sul pavé siete comodi nel vostro sedile largo, ben accogliente, ben imbottito, anche dalla conformazione, perché è importantissima la conformazione. Pensate, un sedile anche largo e ben imbottito ma che abbia delle forme strane comunque vi fa assumere delle posizioni sbagliate con la schiena, con tutto il busto. Invece questo è un sedile dalla conformazione giusta che vi fa viaggiare in scioltezza, abbastanza riposati. Diverso il discorso dietro, invece, è un po' più piatto, quindi i passeggeri potrebbero aver necessità su delle lunghe tratte di qualche pausa in più rispetto a voi che state guidando, anche perché voi che state guidando in generale siete su un'auto con un volante molto comodo, il cambio che è morbido, non si avvertono i passaggi di marcia né a salire né a scendere, e siamo in presenza di un cambio a 7 marce, quindi molto fluido nel funzionamento, e che secondo me fa anche un'ottima parte nel garantire il buono spunto del motore. Se mettete la modalità di guida eco è tutto quasi morto, nel senso che il cambio diventa un po' più lento, il motore è un po' più fiacco. Forse potreste avere un'idea un po' falsata di questo motore, e se la guidate sempre in eco potreste avere anche un'abitudine sbagliata di questo motore. Ma già passando alla modalità di guida comfort, o ancora di più alla modalità di guida sport, tutto invece viene ottimizzato
già, per esempio, senza dover passare necessariamente la sport, mettete la comfort, vedete che un cambio lavora molto di più per cercare di tenervi il motore nell'arco di giri ideale, per farlo essere più brillante. C'è una partecipazione maggiore del motore elettrico, chiaramente la massima si ha in generale con la sport, perché si cerca di avere la prestazione e quindi anche la parte elettrica viene incentivata a cercare di dare quanto più possibile, a patto che la batteria sia carica. Ovviamente batteria che si ricarica frenando, quindi quando rilasciate il pedale dell'acceleratore la batteria con il recupero dell'energia in frenata comincia a incamerare l'energia che poi vi può restituire in marcia, tant'è vero che il freno motore è anche abbastanza strong, perché giustamente c'è una parte di assorbimento in più che deve prendere energia da qualche parte. Anche l'isolamento in generale, per esempio dei vetri, mi è sembrato buono, delle guarnizioni in generale, siete molto separati dal mondo esterno e questo chiaramente a lungo andare vi permette una buona dose di comfort. È una cosa da non sottovalutare, perché magari soprattutto su degli spostamenti cittadini, magari nel breve tratto o comunque in generale anche sui lunghi tragitti con il rotolamento pneumatici, i frusci aerodinamici e così via, potrebbe essere fastidioso avere un suono di sottofondo costante, vi stanca, voi non lo sapete, non ve ne accorgete in modo cosciente, ma vi stanca. Comunque chiaramente proporre una nuova generazione di Sportage per Kia non è stato esattamente semplice, ma perché Sportage nel corso del tempo ha fatto veramente delle vendite notevoli, ha trainato un po' tutto il listino, ha fatto conoscere Kia al grande pubblico soprattutto in Italia, insomma è un modello che deve capitanare il listino. Alla fine il passo in avanti è evidente, anche perché adesso Kia non deve farsi conoscere dal pubblico, deve innanzitutto trattenerlo il pubblico, ma poi deve incentivare questa impressione di qualità che sta sviluppando mano a mano, auto dopo auto che sta producendo, perché effettivamente nel corso degli anni tutto è qualitativamente migliorato, lo si percepisce alla guida, lo si percepisce all'occhio e lo si percepisce anche al tatto. Forse l'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplesso in alcune prove che ho fatto è stato l'impianto frenante, perché non mi sembra abbia dato il mordente giusto per questa molle di auto, anche perché ci sono una serie di fattori che entrano in gioco. L'auto ha delle sospensioni morbide, dei cerchi da 17, quindi voi quando andate a premere il freno tutto l'anteriore affonda. L'impianto frenante dovrebbe tendere a gestire questo schiacciamento completo e in realtà non mi è sembrato cazzutissimo in pratica. Probabilmente c'è da dire che c'è tutto da rodare, nel senso che mi hanno dato una macchina che ha 693 km, è veramente nuova e quindi pastiglie, dischi, probabilmente non stanno ancora dando il 100%. Mi aspetto comunque tra altri 600-700 km in generale comunque un aumento di potenza frenante, quindi diciamo che su questo mi riservo il beneficio del dubbio, perché potrebbe essere una questione meramente tecnica. Torniamo però un momento al comfort. L'unica cosa, onor del vero, è che il motore quando comincia a salire di giri potrebbe essere rumoroso. Questa è l'unica cosa secondo me sulla quale non hanno fatto tantissima attenzione, perché poi per il resto, per quanto riguarda l'isolamento acustico, hanno fatto un ottimo lavoro. Parliamo di prezzi. Allora, la nuova Kia Sportage 2022 parte da 29.950 euro per portarla a casa nella versione business, che è la stessa che sto provando ma con il cambio manuale a 6 marce. In realtà con il cambio automatico ci ballano 2.000 euro, quindi esattamente come la sto provando arriviamo a 31.950 euro. Ci sono diverse motorizzazioni, c'è addirittura la mild hybrid diesel, c'è la full hybrid, c'è l'ibrida plug-in e c'è anche, in modo molto intelligente, questo fa capire quanto Kia differenzi la propria proposta e curi il proprio cliente che si è costruito negli anni, c'è anche la versione a GPL con impianto BRC, che è un loro partner tecnico ormai da due decenni, probabilmente che BRC e Kia collaborano. In generale comunque si può arrivare fino a circa 45.000 euro se la volete ibrida plug-in col cambio automatico, che dovrebbe essere differente da questo. In nota stampa non era specificato, ma se non sbaglio il cambio che sto provando io è un doppia frizione, mentre invece sarebbe un convertitore di coppia con il sistema ibrido plug-in.
Quindi 45.000 euro per la versione ibrida plug-in con cambio automatico e trazione integrale. Vi ricordo di lasciarmi un commento, fatemi sapere che ne pensate del video della macchina, chiedetemi qualunque cosa, perché tanto se riesco vi rispondo, risponderò a tutti i commenti, quelli tecnici se riesco. Lasciatemi un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale, ricordatevi che per me è molto importante, a voi non costa nulla iscrivervi, è un click sul tastino iscriviti di fatto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, dalla Kia Sportage è tutto.